Presentata oggi la nuova giunta comunale di Urbino. Tra conferme e volti nuovi sono 9 gli assessori scelti dal sindaco Maurizio Gambini. Scontro tra auto e camion lungo la Montelabatese. La vettura resta incastrata sotto il rimorchio, coinvolta una coppia di anziani. Il comune revoca all'Alma Juventus Fano la concessione dell'impianto sportivo trave e diffida la società ad usare in modo strumentale lo stemma e a modificare la sede legale. Atti vandalici, cestini insufficienti e degrado. Il consigliere dei 5 Stelle di Fano, Francesco Panaroni, presenta un'interrogazione sullo stato di abbandono del nuovo parco di Sant'Orso. 300 partecipanti all'evento di raccolta fondi a sostegno di Open House Lab, il progetto con laboratori propedeutici all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva. 5 giorni di festa tra degustazioni, musica e intrattenimento. Torna a Fano Birra d'Augusto dal 10 al 14 agosto. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. È deceduto all'età di 67 anni Massimo Sierra, storico presidente di AIL Pesaro. Siamo sconvolti e profondamente addolorati, hanno commentato il sindaco Biancani e l'assessore allo sport della Dora. Massimo, hanno detto, era un uomo generoso, sensibile, presente e sempre pronto ad aiutare gli altri. Il primo cittadino e l'assessore hanno poi ricordato il suo impegno insostituibile durante l'emergenza del Covid, in prima linea al fianco dell'amministrazione, nello screening nelle scuole. Un'operazione che ha permesso a centinaia di giovani di studiare in sicurezza. Inoltre aveva organizzato tante iniziative per sensibilizzare e tenere accesi i riflettori sulla ricerca e sull'assistenza ai malati. Ora riposa insieme alla sua amata Marcella, scomparsa poco più di un anno fa. Ed ora la cronaca con un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Montelabatese, alla rotatoria che precede l'ingresso nel comune di Montelabate. Coinvolti nel sinistro una vettura e un autotreno. Come vedete da queste immagini, l'auto, una Toyota, in seguito all'impatto, è rimasta incastrata sotto il rimorchio dell'autotreno. All'interno dell'auto era presente una coppia di anziani che è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e successivamente soccorsa dal personale del 118 per le ferite riportate a causa del violento impatto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale che ha gestito il traffico sul tratto di strada interessato dal sinistro. Questa mattina ad Urbino è stata presentata la nuova giunta comunale composta da 9 assessori. Sentiamo allora le parole del sindaco Maurizio Gambini. Abbiamo composto questa giunta. La nuova giunta, diciamo la giunta già annunciata, ma fatta in due fasi proprio per coprire tutte le esigenze dell'amministrazione e seguire tutti i settori. Questo è l'obiettivo di una giunta che per la prima volta si insedia come capoluogo, questo è l'aspetto importante per un territorio che, se non fossimo stati capoluogo, veramente sarebbe stato difficile governare questa città col suo grande territorio e con una città diffusa che ha tante piccole città insieme. Quindi questo mi piace dirlo perché ormai sono sindaco da 10 anni, questo mio terzo mandato, che già è una soddisfazione per il fatto che siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato che aspettavamo dall'Unità d'Italia, che non era mai stato realizzato. Grazie al Presidente Acquaroli, che si è impegnato moltissimo col Governo centrale insieme a me, abbiamo avuto questo risultato. Questa giunta, che chiaramente è così allargata, può seguire tutti i settori e può seguire anche gli aspetti di, diciamo, di stare nella città in collaborazione con le altre città del territorio del nostro entroterra soprattutto, ma per collaborare con tutte le città della provincia. E il completamento della giunta con le deleghe che ho assegnato a tutti gli assessori, sono molto contento perché è stata una giunta condivisa da tutte le forze civiche e politiche. Questo è stato il grande lavoro che ho fatto. Avremo da nominare proprio in settimana anche il presidente d'Urbino Servizio,
notizie, abbiamo fatto già quello dell'AMI Trasporti e dell'Adriabus, nomineremo anche appunto il Legato Albani, la Cappella Musicale, tutti gli enti che ruotano intorno all'amministrazione, che sono diciamo dentro l'amministrazione, perché l'amministrazione di Urbino è una città complessa, i rapporti con l'università, con gli istituti superiori, i tanti istituti superiori, all'Accademia, all'ISIA, noi dobbiamo veramente con questi elementi lavorare per il futuro del nostro territorio, non di Urbino ma di un'intera provincia e soprattutto dell'intero entroterra, che ha bisogno tanto di essere seguita e di avere le infrastrutture che merita. Si è svolta oggi la prima seduta della conferenza decisoria relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Petriano, in località Ponte Armellina a Riceci. Durante la conferenza, durata circa 3 ore, sono stati esaminati gli scritti prodotti dalla società Aurora, in replica ai rilievi critici riguardo la localizzazione della discarica, in particolare sulla distanza dai centri abitati, l'interferenza con diversi ambiti di tutela ambientale e il rapporto tra discarica preesistente e discarica di progetto. A causa della complessità delle questioni esaminate e per la mole della documentazione integrativa, sarà necessaria una seconda ed ultima seduta fissata per il prossimo 19 settembre. Tuttavia, fa sapere la provincia di Pesaro e Urbino, è già emerso che le controdeduzioni prodotte dalla ditta per superare le criticità localizzate sembrano deboli sul piano argomentativo. Da segnalare in aggiunta che nella mattinata Giuseppe Paolini ha ricevuto una rappresentanza dei comitati contrari alla discarica che nei giorni scorsi avevano richiesto un nuovo incontro con il presidente della provincia. Gruppi WhatsApp utilizzati per veicolare contenuti pedopornografici è la segnalazione pervenuta alla Polizia Postale di Pesaro. Gli utenti segnalatori hanno riferito che le loro utenze telefoniche erano state inserite a loro insaputa su questi gruppi. Inconsapevoli dell'effettivo contenuto ed incuriositi, pensando si trattasse di innocue chat di gruppo, solo in un secondo momento si sono imbattuti nelle immagini pedopornografiche. Per entrambe le segnalazioni sono state informate le autorità giudiziarie competenti e il Tribunale dei minorenni di Ancona. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano, Francesco Panaroni, ha presentato un'interrogazione sullo stato di degrado e di abbandono del nuovo parco di Sant'Orso. Sentiamo. Atti vandalici e degrado al parco di Via Cucci a Sant'Orso, inaugurato dalla precedente amministrazione. Panaroni, che cosa avete riscontrato e quali sono le sue richieste? Sì, ci sono alcune situazioni nella città di Fano che vanno monitorate e vanno controllate. Una di queste è quella che riguarda appunto il nuovo parco di Sant'Orso, inaugurato dalla precedente amministrazione, con dei giochi messi a ridosso della strada, anche lì sarebbe un pochino discutibile, però ci hanno segnalato, io tra l'altro abito lì vicino, quindi ne ho anche una diretta contezza, diciamo così, è stato segnalato che ci sono atti vandalici da parte di ragazzini che frequentano questo luogo. Il fatto che si radunano ragazzini l'abbiamo fatto tutti da giovani, quindi è una cosa normale, però finché si rimane a due chiacchiere, due parole anche sopra le righe fino a un certo orario va bene, poi invece no, perché c'è comunque gente che abita lì vicino che alla mattina alle 6 magari inizia anche il turno in fabbrica e sono stati riscontrati atti vandalici. Ultimamente purtroppo è stato rotto anche il canestro del campo da basket, i cestini vengono rotti, non vengono sostituiti. Bisogna dire la verità che c'è una situazione che è stata purtroppo anche ereditata dalla precedente amministrazione, che non ha portato a compimento al 100% quello che era il nuovo parco. Adesso è arrivato Luca, noi come Movimento 5 Stelle siamo sempre attenti alle segnalazioni che ci vengono fatte e qui ci hanno proprio riportato una situazione di degrado, di disagio, viene dato fuoco al pavimento in antitrauma che c'è dove c'è la palestrina lì a Sant'Orso, quindi situazioni di degrado che vanno monitorate per evitare che diventino ancora più gravi. Dunque chiedete anche più controlli? Sì, assolutamente. Più controlli da parte della polizia, delle forze dell'ordine, ma anche più passaggi da parte di ASED per pulire le situazioni di sporcizia che vengono lasciate intorno. Il fatto dei passaggi magari della polizia un pochino più frequente magari possono portare a conoscenza di questi ragazzi che c'è un controllo, non c'è una totale situazione di degrado, di lasciato all'abbandono. Però
è importante focalizzare l'attenzione e monitorare queste situazioni per evitare che sfocino in cose ancora più gravi, perché i residenti realmente sono veramente stanchi di questa situazione di disagio, soprattutto per chi alla mattina deve andare a lavorare. Il Comune di Fano, dopo aver informato tramite PEC la società Alma Juventus Fano di Salvatore Guida, ha fatto sapere di aver recesso la convenzione per il campo sportivo nella zona sportiva Trave in via Frusaglia a Fano. Inoltre, il Comune ha diffidato la stessa società all'uso strumentale e o riproduzione dello stemma e dei beni culturali del Comune di Fano. Infine, la società è stata diffidata a modificare la sede legale che, all'esito della visura camerale effettuata in data odierna, risulta essere presso lo stadio Mancini. Ora andiamo a Montegiove, dove sabato scorso si è svolto l'annuale evento di raccolta fondi a sostegno del progetto Open House Lab. Ce ne parla Simona Zonghetti. Una grande festa in una sera d'estate all'insegna della solidarietà. Musica, buon cibo ed emozioni hanno accompagnato l'evento di raccolta fondi a sostegno di Open House Lab, un progetto della Fondazione Gio che prevede laboratori propedeutici all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva. Open House, ha raccontato Valentina Sorce ai presenti, è un centro multiesperienziale nato 4 anni fa. È la sede di 3 realtà che hanno lo scopo di creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa. La serata di beneficenza, ha proseguito, vuole essere un momento di incontro che ci dà anche la possibilità di capire che non siamo soli, ma abbiamo una comunità che ci supporta. A salire sul palco anche i tanti volontari e il sindaco Luca Serfilippi, che ha assicurato massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. Valentina, tante le persone alle sue spalle, a dimostrazione della vicinanza ad Open House e ai vostri progetti. Sì, oggi siamo molto felici di avere oltre 300 persone, non ce l'aspettavamo, ci eravamo dati come limite 250, invece la risposta è stata bellissima, quindi siamo molto felici. I fondi che verranno raccolti a che cosa li destinerete? Allora, i fondi servono per finanziare i nostri laboratori di avvio al lavoro, i nostri Open House Lab, che sono ormai partiti 3 anni fa, che ogni anno si rinnovano con nuove idee, nuove cose. Sono dei laboratori di ricezione turistica e di orto che ospitano circa 15 ragazzi. Che fascia di età? Hanno dai 16 ai 27 anni, quindi alcuni partono con il percorso di alternanza scuola-lavoro, mentre poi gli altri vengono proprio tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e portano avanti questi laboratori. Però sono tante qua le attività e anche altri progetti. Esatto, e entro fine anno inaugureremo la nostra struttura ricettiva che ha lo scopo di rendere ancora più aperto questo posto. Il nome Open House non è casuale, vorremmo che fosse un posto aperto alla cittadinanza, ai turisti, e al tempo stesso che fosse casa per chi poi magari ci lavora e la vive quotidianamente. E poi quest'estate ha inaugurato il nostro food truck con il quale potete venire a fare delle colazioni dal lunedì alla domenica, dalle 7 in poi, e degli aperitivi il mercoledì e il venerdì. Questo è possibile anche grazie ai tanti volontari. Esatto, senza i volontari non potremmo fare veramente niente, nulla di quello che vedete oggi sarebbe possibile senza gli oltre 20 volontari che oggi sono qui da stamattina. Poi la pioggia ci ha un po' destabilizzato, ma nel giro di un'oretta siamo riusciti a mettere tutto pronto. E vorrei ringraziare tutte le persone che oggi sono venute qui, che ci raggiungeranno anche dopo cena per sentire il concerto, e farvi sapere che da ottobre partirà una nuova campagna di crowdfunding che servirà per sistemare il nostro food truck e permetterci di portarlo fuori da Open House, e quindi portare la nostra cucina anche in giro per la città e non solo. E invece i centri estivi sportivi Jump hanno organizzato una notte in tenda inclusiva grazie all'iniziativa benefica di Daniele Grassetti, pesarese partito in bici da Fano per sostenere una raccolta fondi attraverso cui finanziare i progetti di ASI Pesaro e Urbino e dell'Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione. Vediamo. Una notte in tenda per abbattere il muro della disabilità. L'esperienza è stata fatta in 2 date a Fano ed in 1 data a Pesaro dei centri estivi sportivi Jump. Alla notte in tenda sono arrivati anche bambini con disabilità accompagnati dai loro educatori. Un'esperienza che prepara alla vita e alla convivenza civica. Il tutto è possibile grazie alla raccolta fondi, tuttora attiva, avviata da Danny Walks Europe. L'obiettivo dei centri estivi Jump è quello di far appassionare i bambini allo sport, che chiede fatica,
rispetto, determinazione, che in qualche modo prepara la vita. Abbiamo notato sempre di più che i bambini hanno bisogno di grandi emozioni, di fare grandi esperienze e di provare e di cercare delle autonomie. Questi grandi bisogni vengono in qualche modo sviluppati proprio in un'esperienza come questa, ovvero la notte in tenda. Abbiamo messo in programma 3 date, 2 a Fano e 1 a Pesaro, e questa di stanotte è stata la seconda data a Fano. E abbiamo accolto dei bimbi con disabilità, alcuni con l'educatore, alcuni senza l'educatore, perché con alcune loro autonomie. Abbiamo cercato anche di fare in modo che il ragazzino dormisse in tenda con un coetaneo. Questa notte, per esempio, l'educatore ha dormito in una tenda vicina, per dare proprio modo di vivere in pieno con i coetanei questa esperienza. La collaborazione che la nostra associazione ha con questa società è veramente legata da un principio valoriale, in quanto tutti i bambini devono vivere le esperienze e tutti i bambini devono avere quindi delle grandi opportunità. Ed ora cambiamo argomento. Oggi in Consiglio regionale è stata approvata la modifica alla legge regionale sulla raccolta dei tartufi, con la quale viene spostata l'apertura al 1° di ottobre e anticipata la chiusura al 15 di gennaio. Una modifica di legge importante per quanto riguarda il tartufo, a salvaguardia di questo nostro prodotto importante. E sostanzialmente portiamo l'apertura della ricerca al 1° ottobre a seguito dei cambiamenti climatici e dello spostamento delle stagioni, e anticipiamo la chiusura al 15 di gennaio. Una modifica voluta dal tavolo tecnico del tartufo e quindi concertata con tutte le i portatori di interesse che girano intorno a questo grande oro della terra, un prodotto che nella nostra regione si trova 365 giorni all'anno e soprattutto in tutto il territorio regionale. È ancora possibile acquistare i biglietti per Ingir per Fan, la passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano, che torna giovedì 8 agosto. L'appuntamento è per le ore 19 in piazza 20 settembre, luogo in cui si potranno ritirare i kit con mappa e bicchiere per iniziare le tappe dei diversi luoghi del centro cittadino, allietati da buona musica. Per l'occasione rimarranno aperti anche i musei, le chiese più importanti e i monumenti. Novità della 12ª edizione, i cibi senza glutine e la moretta, assenti nelle precedenti edizioni. Compie 50 anni la cooperativa Facchini di Fano, attiva nel settore dei trasporti e dei traslochi dal 1974. L'azienda fanese lo scorso 2 agosto ha festeggiato con oltre un centinaio di partecipanti, tra i quali il personale, clienti, fornitori e istituzioni, lo storico traguardo con una festa partecipata all'insegna di videointerviste, musica, foto di rito, letture in dialetto, momenti di commozione e ricordo e attimi di allegria e spensieratezza. L'azienda negli anni è diventata una famiglia per i lavoratori e per i dipendenti significa fiducia, impegno, tradizione, ma anche innovazione e sguardo verso il futuro. Ed ora parliamo di birra, perché a Fano, nella zona della Rocca Malatestiana, torna la 14ª edizione di Birra d'Augusto. 5 giorni di festa insieme alle migliori birre artigianali del territorio. Torna nella zona della Rocca Malatestiana di Fano la 14ª edizione di Birra d'Augusto, l'evento promosso dall'Associazione Fortuna Dea, in programma dal 10 al 14 agosto, che vuole dare risalto al mondo della birra e dei produttori artigianali attraverso spettacoli, concerti musicali, intrattenimento per bambini, degustazioni e contest gastronomici, ma anche momenti culturali e di approfondimento. Quest'anno avremo 3 grosse novità, che saranno il primo contest di home brewing, quindi di birra fatta in casa per gli amanti della birra fatta in casa. Ci sarà la possibilità di portare le proprie birre a far assaggiare a 5 ospiti d'eccezione,
due tecnici che sono due beer sommelier e tre componenti dei nostri partner, cioè del comune, della regione e di Confesercenti, che faranno tutta quella che è la parte popolare. L'altra novità di quest'anno, la grossa novità, è che abbiamo creato sull'onda dello studio della birra all'interno della Cosmesi, abbiamo creato tre prodotti di Cosmesi, che sono un olio corpo, un de parfum e una crema lenitiva dopo sole. Questi tre prodotti sarà possibile acquistarli per tutti e cinque giorni dell'evento all'interno della manifestazione, e all'interno della manifestazione ci sarà anche la possibilità, con una massaggiatrice, di provare l'olio corpo facendo un massaggio dai 10 ai 45 minuti. La manifestazione anche quest'anno accoglie 12 birrifici, di cui 7 marchigiani e 9 food, che porteranno tradizioni da tutta Italia, dal Toscano alla Sicilia, alla Puglia, all'Abruzzo, e anche quello che riguarda i nostri prodotti marchigiani come la piadina, quindi tutti gli affettati sono prodotti locali e marchigiani. L'evento, organizzato in collaborazione con Confesercenti Pesaro Urbino, Comune, Regione Marche, con la partecipazione della Proloco di Fano e Associazione Le Donne della Birra, vedrà una ulteriore novità, il contest dedicato al gelato alla birra. Confesercenti, come associazione di categoria, è sempre ben lieta di dare una mano, supportare le varie iniziative create dalle associazioni territoriali. In questo contesto il nostro ruolo quest'anno è stato quello di mettere in sinergia, in contatto, le gelaterie. Infatti ben 3 gelaterie del posto produrranno dal 7 al 10 un gelato speciale al gusto di birra. Ecco, quindi un collante con la festa della birra, il cercare di creare rete, di fare sinergie per lo sviluppo del territorio, il tutto finalizzato alla promozione dei prodotti tipici e della città di Fano. Cani protagonisti al centro commerciale di Bellocchi. Venerdì scorso gli amici a quattro zampe hanno sfilato nella galleria della struttura dopo un'esibizione di Frisbee Dog. Tenuta al Fano Center la primissima edizione di Fano Dog Center, ovvero uno spazio dedicato interamente ai nostri amici a quattro zampe, che tutti noi li amiamo e fanno parte delle nostre famiglie. Ma ora andremo a scoprire nel dettaglio come si è tenuto l'evento. Parliamo della prima edizione del Fano Dog Center. Come è nata questa bellissima iniziativa? Questa iniziativa è nata principalmente perché noi, come centro commerciale Fano Center, abbiamo a cuore comunque la tematica dell'animale domestico, quindi del pet, che ormai svolge anche comunque una funzione sociale. Quindi insieme all'associazione Dog Time e il Pet Store di Conad abbiamo voluto fortemente questo evento per essere vicini, insomma, ai clienti del centro commerciale. Come si è strutturato questo evento? Questo evento si è strutturato innanzitutto con una dimostrazione di Frisbee Dog e poi successivamente con una sfilata di cani, dove comunque era presente una giuria e poi una premiazione finale. Qual è stato l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo era fare una cosa insieme alla galleria e con Dog Time, che è circa un anno che abbiamo iniziato una collaborazione, quindi ci piaceva fare una manifestazione all'interno della galleria per far conoscere prima di tutto il nostro pet store e far conoscere i nostri prodotti. Quali sono stati i premi consegnati ai vincitori? Che sono delle prepagate e dei regali, diciamo, per i nostri amici. Come è stato possibile iscriversi alla gara canina? Si potevano iscrivere tramite sempre Dog Time oppure nel nostro pet store o chiamare al nostro box accoglienza. Questa iniziativa è stata un'occasione per sensibilizzare le persone al rispetto degli animali. Cosa ne pensa di questo evento? Sì, per noi è molto importante la tutela degli animali, pertanto voglio ringraziare il Conad, il Super Conad di Fano, perché comunque questa iniziativa insieme al Dog Time è un'iniziativa innovativa e anche molto bella, perché coinvolge tante famiglie, tanti giovani e anche tante famiglie, tanti bambini. Quindi una promozione anche rispetto all'educazione che comunque si deve avere a 360 gradi con i nostri amici a quattro zampe. Quindi un bel evento che mi auguro che continui anche nei prossimi mesi e che venga riproposto qui allo spazio Conad, ma anche poi successivamente magari potrebbe essere promosso anche nel resto della città. Centro cinofilo Dog Time, come mai avete deciso di collaborare
collaborare con questo progetto? Allora, la nostra idea nasce dall'obiettivo di diffondere quella che è una corretta cultura cinofila ovunque e anche all'interno di un centro commerciale. E questo progetto è nato e soprattutto questo evento è stato fortemente voluto in seguito alla collaborazione che abbiamo anche con il Pet Store e poi appunto con la Galleria Fano Center, e con l'obiettivo quello di coinvolgere più persone possibile con i loro cani per innanzitutto far conoscere, far vedere quello che quotidianamente facciamo al centro, quindi da quello che è l'educazione del cucciolo a quelli che possono essere gli sport cinofili. E il centro cinofilo dove è possibile trovarlo? Noi ci troviamo qui a Fano in via Falcineto 16, quindi praticamente a 5 minuti dal Fano Center, e è un centro cinofilo che ha 360 gradi studiato per cani proprietari e dove è possibile usufruire sia di lezioni che sport cinofili. Abbiamo anche un asilo, una pensione, ma anche una piscina per i cani. E vi ricordo che domani alle ore 20 andrà in onda una nuova puntata di Teleracconto. Ospiti di Sergio Ferri saranno il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, che parlerà del secondo festival delle commedie dialettali, e il presidente della Proloco di Mondavio Maurizio Galassi, che illustrerà il programma della caccia al cinghiale 2024. Bene, subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sul concerto di RAF che si è svolto lo scorso fine settimana al Molo Arena di Marotta nell'ambito del Festival Marottanta. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.